Oggi, domenica 11 marzo, a Lorica, il presidente della regione Mario Oliverio ha inaugurato gli impianti di risalita, struttura al servizio degli sciatori, ma che permetterà, ovviamente, anche in altre stagioni, uno stretto contatto con la natura, le foreste e i superbi paesaggi della Sila. L'inaugurazione degli impianti di risalita, la cui gestione provvisoria è stata affidata alle Ferrovie della Calabria con il supporto dell'ARSAC. Alla inaugurazione ha partecipato Daniela Ceccarelli, medaglia d'oro olimpica nel Super G. Il presidente Mario Oliverio, durante il suo discorso inaugurale, ha ricordato i molti caduti e le molte vicissitudini che hanno bloccato questo impianto. Solo la volontà, il coraggio e l'indefessa passione hanno permesso oggi l'inaugurazione. Ma lasciamo al presidente la parola per ricordare i passi salienti del suo intervento. È veramente un impianto ad alti livelli, come ci si aspetterebbe nel Trentino, che dico, in Val d'Aosta, però anche in questa piccola Sila, in questo piccolo pezzo di Calabria, hanno dimostrato che le cose si possono fare benissimo. Una giornata drammatica, una giornata segnata dal sangue, segnata da un caduto sul lavoro. A lui va il nostro cordoglio, alla sua famiglia, ma a lui dedichiamo questa giornata, perché appunto questo impianto è frutto innanzitutto del lavoro tenace di tanti lavoratori che hanno messo a rischio anche la loro vita. Da quel giorno è incominciata una odissea su questi impianti, perché un mese dopo, a gennaio, l'impresa che si era aggiudicato i lavori è stata oggetto di una interdittiva antimafia da parte della magistratura. E subito dopo, due mesi ancora, l'impresa è stata oggetto di un procedimento fallimentare. Correvano concretamente il rischio di essere trasformati in una incompiuta, in una cattedrale nel deserto. Abbiamo lavorato senza risparmio di energie. Questo lo dico ai profeti di sventura anche, di cui rispetto le preoccupazioni. E io devo ringraziare per questo la magistratura, un investimento di 20 milioni di euro che altrimenti non avremmo nemmeno potuto rendicontare all'Unione Europea. Al danno si sarebbe aggiunta la beffa. Devo ringraziare Ferrovie della Calabria, il dottore Lo Feudo e soprattutto l'ingegnere Marcelli e il suo staff con l'apertura di questi impianti. Abbiamo qui la presenza di una campionessa mondiale come Daniela Ceccarelli, le cui parole ho apprezzato moltissimo, perché lei ci ha detto che la prima esperienza col papà sugli sci l'ha fatta proprio qui su queste piste. Ma in fondo questo dice questa giornata: si può fare, dipende naturalmente dal crederci, dipende naturalmente da tutti noi. Io sono sicuro che si sta facendo una nuova strada in questa regione e ce la faremo. Grazie e tanti auguri a Lorica, agli impianti, all'Altopiano Silano e alla Calabria.